potrebbe servire. Il parassita odia tre cose: i liberi mercati, la libera volontà e i liberi intelletti. Il dottor Simon dice che mi dimetterà oggi. Ryan non è mai venuto a trovarmi dall'attacco di Capodanno. Neanche una volta. Ma il dottor Simon è stato molto premuroso. Mi ha detto che una volta rimosso il tessuto cicatrizzato, mi rimetterà a posto. Mi farà più bella di qualunque ragazza abbia mai visto. È proprio dolce. E molto interessato al mio caso. Ti farò del male. Voglio solo vedere cosa hai dentro. Aspetta! Gli anni di studio, ma ero davvero un chirurgo prima di conoscerli. Andavamo avanti a colpetti di bisturi e di moralismo spicciolo. Sì, potevamo togliere un furuncolo di qua e limare un naso a beccolana, ma eravamo realmente in grado di cambiare qualcosa? No, ma l'Adam ci dà modo di farlo. E Ryan ci libera dalla falsa morale che ci frenava. Cambia aspetto, cambia sesso, cambia razza. Il corpo è tuo, fanne ciò che vuoi. Barra di sicurezza in corso. Accesso limitato. Vuoi usare l'accesso di emergenza? Ti serve la chiave del dottor Steinman. È lui a capo di questo posto. Ma non aspettarti che te la dia per pura cortesia. Steinman non è quel tipo di persona e, francamente, non sono neanche sicuro che sia ancora umano. Yeah.
gentilmente non si dica, tornerai un gioiellino. Ricorda, ricombinati con più. E aiuti a cercare questo comportamento tipico. Chi si trova nel... Sono gravi. Gli strumenti, gli standard si elevano. Una volta per essere contento mi bastava togliere un paio di verruche o trasformare un fenomeno da circo in qualcosa di presentabile alla luce del sole. Ma erano altri tempi, quando ci arrangiavamo con quel che c'era. Ma con l'Adam la carne diventa creta. Quale scusa abbiamo per non e modellare finché il lavoro non è finito. Ero ad Auschwitz. Avevo solo 16 anni quando scoprì il mio amore per la scienza. Il dottore del campo conduceva esperimenti. Un giorno commette un errore scientifico. Io gli dico dell'errore. Il dottore si arrabbia molto, ma poi chiede: come fa una bambina a sapere queste cose? Io gli dico: a volte lo so, e basta. E lui urlando: e allora perché me lo dici? Beh, rispondo io,
Se hai intenzione di fare queste cose, almeno le faccia bene. Sono bello, sì. Guarda, come potrei migliorare i miei tratti? Con l'Adam e il bisturi ho avuto una trasformazione. E se si potesse fare di meglio, se non fosse l'abilità a mancarmi, ma l'immaginazione. Piccola nullità! È stato informato che alcuni abitanti hanno scoperto dei modi per manomettere i distributori. Quei vandali incoraggiano la povertà. Vorrei ricordare a ciascun abitante di Rapture che la libera impresa è il fondamento della nostra società. I parassiti verranno puniti.
più grande menzogna mai detta. Qual è la più grande punizione inflitta? E tu? L'olocausto? La dittatura? No. È lo strumento attorno al quale sorge tutta questa malvagità. L'altruismo. Sulla superficie, il parassita si aspetta che il dottore lo curi gratis. Si aspetta che il contadino lo sfami per pura carità. C'è ben poca differenza con il depravato che si aggira per le strade in cerca di una vittima da violentare per il proprio grottesco spasso. Avanti! Scienza, sono meglio di te! Il parassita si aggira per le strade. Noi ricostruiamo la nostra città e gli scettici vogliono metterci una mosca nella minestra. Mille Adam all'uomo, alla donna che gli tarpa le ali. Fai bruciare i nemici a 1000 gradi. Attento agli incendi, però. Questo posto è nostro! Nostro! Porco ladruncolo! Quando avrà ucciso? Si storica. Tutte le strade di Rax
i ricombinanti, i Big Daddy, le sorelline. Pompa nell'aria una specie di odore chimico. Feromone lo chiamano, per controllare tutti quanti. Quando Picasso si stancò di dipingere persone, iniziò a raffigurarle come cubi e altre forme astratte. Il mondo l'ha chiamato genio! Io ho passato la mia intera carriera chirurgica facendo e rifacendo le stesse cose. Il naso all'insù, la fossetta nel mento, il seno maggiorato. Non sarebbe magnifico se potessi fare con un bisturi ciò che il vecchio spagnolo faceva col pennello. Promemoria di Rasputin, il fondale degli oceani è la nostra. Il fuoco! Il
Tutti gli uomini si lamentano della propria vita. Non posso curarmi. È colpa di me. So che il padiglione medico è il tuo regno, ma ti invito a riflettere su questo punto. L'acqua dell'oceano è più fredda delle tette di una strega. Se le tubature non vengono riscaldate, gelano. Se le tubature gelano, si elano, si crepano. Se le tubature si crepano, a raggio, si aprono delle falle. Capisco che sei uno snob e francamente me ne frego se pisci o vai a pescare. Ma se si aprono delle falle a Rapture, è la fine. E in quel caso dirò a Ryan che ringraziare. Thank you.
Reporto clinico lotto 44, dottor Suchong. Cliente contento di Ristix. Il soggetto è un maschio bianco, tale Roland Wallace. Mi sente, Mr. Wallace? Sì, dottor Suchong. Molto bene, molto bene. Ora le presento il lotto 44. L'abbiamo soprannominato Furore per la tendenza a... Infermiera! Infermiera, lo tenga fermo! Infermiera! Infermiera! Auschwitz mi mettono al lavoro su esperimenti genetici su altri ebrei. Mi chiamavano das Wunderkind, la bambina meraviglia. I nazisti non sanno parlare d'altro che di occhi azzurri e della forma della fronte. A me interessa sapere perché uno nasce forte e un altro debole. Uno intelligente e un altro stupido. Con tutto quel massacro, pensi che i nazisti fossero interessati a scoprire qualcosa di utile? Thank you.
honey. The moon belongs to you. You know, the best things in life and the stars, they belong to everyone. They're shining up for you. Test clinico lotto 23, dottor Soo-Chung. Cliente Fontaine Futuristics. Il lavoro sul plasmide telecinesi procede bene. Alzare oggetti a distanza non è un problema. Spostare oggetti nello spazio non è un problema. Non è possibile fermare i proiettili, ma si possono afferrare e lanciare oggetti con forza. Il problema non è il plasmide, ma il tempo di reazione. Ho appena avuto l'idea per un nuovo plasmide. Free, the best things in life are free. Scaglia oggetti contro i nemici. Afferra al volo le granate e falle tornare indietro. La Tenenbaum. A volte quella poveraccia mi fa pena. Un'immaginazione così limitata. Contenta di starsene lì tra taniche di Adam a regolare, ottimizzare. Io ho bisogno di creare. L'Adam è la tela della modificazione genetica, ma i plasmidi sono i colori. Thank you.
sono sempre con le mani protese. Sono brava gente, te lo garantisco. Vai via, sono stanca. Quando qualcuno vuol far fare agli altri, sulle cose adesso si sta. Non pensa solo agli affari tuoi. Pensa anche a quelli degli altri. Ti dicono allo Stato, ai poveri, all'esercito, al re, a Dio. Quante catastrofi sono iniziate con le parole «pensa per te stesso». E il suo popolo accendono la mitra. È questo grande capovolgimento, l'antica menzogna.
Tirannia del luogo comune. Sono qui per mostrarti un nuovo tipo di bellezza. Le ho chiesto: che cosa intendi, Thea? La simmetria, caro Steinman. È tempo che si faccia qualcosa sulla simmetria. Devono farlo a pezzi! Cercando, apri gli occhi, e quando la vedo, lei mi taglia in 100 meravigliosi pezzi. Thank you.
Cosa posso fare con lei, Afrodite? Non vuole! Ferma! Voglio renderle bellissime, ma poi qualcosa va storto! Quella! Troppo grassa! Questa! Troppo alta! Questa! Troppo simmetrica! E ora? Chi è questo? Dea! Un intruso! È brutto! 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 Essere abominevole! Ultimo tocco. Fatto. Quel naso è meraviglioso, dottor Steinman. Dottore? Sai, ora che la guardo, non mi ero reso conto di quanto fosse cadente quella faccia. Bisturi? Mi scusi? Bisturi? Dottore, non è prenotata per un lifting? Su, non perdiamo tempo. Dottore, la smetta di tagliare! Dottore! Dottore, la smetta di tagliare! Chiamo il primario! Chiamami il primario! Subito! Bimba, l'occasione per procurarti un po' di ata.
A essere colpito sarai tu. Calma, dottoressa, sta solo cercando un po' di Adam, il minimo indispensabile. Non gli permetterò di fare del male alle mie bimbe. Tranquillo, amico, quella non è una bambina, non più almeno. Merito della dottoressa Tenenbaum. Bitte, non farle male, non ho il cuore. Una bella predica dal mostro che si è inventato per primo quelle creature. Hai preso delle belle bambine e le hai trasformate in mostri, vero? Fammi sentire, ragazzo. Non sopravviverai senza l'Adam che quelle cose trasportano. Sei pronto per barattare la tua vita, quella di mia moglie e mio figlio, per i piccoli Frankenstein della Tenenbaum? C'è un altro modo. Usa questo. Liberali dal tormento. Abbi fiducia in me. Ne varrà la pena. Vedrai. Non è sempre facile, vero? La ricompensa diventerà chiara. Sì, è l'ora del sonnellino, Angioletta. La Tenenbaum ti sta trattando come un idiota. Quelle cose sembrano delle ragazzine, ma l'apparenza inganna. Ti serve tutto l'Adam possibile per sopravvivere. Se incroci un'altra di quelle macchine Gather and Guard, cerca di recuperare un paio di nuovi classi. Sembra che non costino troppo. Guarda i fiori che cresciamo. Non solo quelle bambine sono delle vere fabbriche di Adam. Sono quasi indistruttibili. Rigenerano qualunque lesione con versioni staminali delle cellule morte. Ma la relazione con le lumache impiantate è simbiotica. Togliendo la lumaca, l'ospite muore. Quindi non si può considerare omicidio, ha detto la Tenenbaum. È più come togliere il supporto vitale a un paziente terminale.
Grazie. Sono pronta per i sogni, Mr. Bolla. A che punto sei? Entra dall'accesso di emergenza appena arrivi. Ryan ti sta osservando. Non lo sentirai arrivare, ma sarà lì prima che tu te ne renda conto. Ciao, Mary. Vai alla partita stasera? Ho sentito che giocano i Raiders. Raiders. Allarme sicurezza disattivato. Grazie per la pazienza. Non so davvero come, ma ce l'hai fatta. Adesso raggiungimi a Portland. Non vedo l'ora di stringerti la mano.